La WILM di Chieti Pescara ha una nuova sede nella provincia di Chieti, ad Atessa, in quello che è attualmente il cuore della produzione metalmeccanica regionale. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del segretario generale della WILM Rocco Palombella, del segretario regionale della WILM Abruzzo Michele Lombardo e del segretario della WILM Chieti Pescara Nicola Manzi. Ma i nostri iscritti si sentono a casa, perché il nostro obiettivo è stato quello di avere la casa dei metalmeccanici della WILM. L'abbiamo portato a compimento e questo è un punto di partenza, perché noi rappresentiamo i lavoratori, vogliamo sempre difendere e tutelare gli interessi, perché il nostro quadro portante sa benissimo quali sono le direttive. Le direttive sono lavoro, occupazione e salario. L'inaugurazione, a cui hanno partecipato 200 delegati delle fabbriche metalmeccaniche del territorio, è stata anche l'occasione per fare il punto sulla questione sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolar modo dopo l'episodio avvenuto alla Sevel con la morte del manutentore del Frusinate, Cristian Terilli. E purtroppo l'inizio dell'anno ci ha purtroppo riservato un decesso in realtà dove normalmente la sicurezza veniva sempre rispettata, erano quasi luoghi sicuri. Quando quei luoghi sicuri purtroppo diventano anche loro luoghi insicuri, dove si perde la vita di una persona, ebbene noi dobbiamo presidiare ancora una volta questi luoghi e dobbiamo fare in modo che proprio l'Abruzzo, che è una delle realtà che rappresentava, diciamo, l'emblema della sicurezza, purtroppo si presenta come una realtà dove la sicurezza sul lavoro viene messa in discussione.